È stato uno spettacolo. Il triangolare Tecno Casa Cup è andato in scena ieri allo stadio Esteneto tra i padroni di casa dell'Acragas, dell'Atletico Campofrango e del Catania, ha entusiasmato i tanti appassionati che si sono recati ad assistere alle gare. Nella prima gli etnei hanno superato l'Atletico Campofrango 7-0 e è andato in onda lo show di Gomez, uno che sicuramente lascerà la casacca rosso-blu per lidi più ambiziosi. L'argentino ha disputato un grande match mettendo in mostra tutte le sue qualità, a cominciare dal dribbling ubriacante. Un giocatore sopraffino che ha fatto ammattire la retroguardia nissena ed ha realizzato anche una doppietta. In evidenza anche il giovane Teixeira, che ha messo a segno una tripletta, mentre le altre due reti portano la firma di un agrigentino, quel marchese che è nato a Canicattì. Nella seconda gara invece, complice anche diversi cambi, il Catania ha stentato e non poco contro un Acragas pimpante, apparso pieno di energie. La formazione di Montalbano, che domenica prossima ad Alcamo si giocherà un'intera stagione, ai punti avrebbe meritato qualcosa in più dello 0-0. Clamoroso l'errore sotto porta di Guastella dopo un'azione ubriacante di Biondo, il migliore dei suoi. Ma festa doveva essere, festa è stata. Prima dell'inizio del match tra Acragas e Catania, il presidente del club biancoazzurro Giovanni Castronovo e il sindaco uscente Marco Zambuto hanno consegnato agli atleti di Montella la riproduzione in scala del Tempio della Concordia. Siamo venuti in una città che ci ha accolto bene, sempre un piacere venire a fare queste partite di amichevoli con altre squadre, portiamo un pochino di entusiasmo e faccio in bocca al lupo all'Acragas. Avete trovato tra l'altro una squadra molto organizzata che vi ha costretto? No, il campo e la squadra, perché sinceramente l'ultima volta che ho giocato su questo campo avevo 10 anni, è passato un po' di tempo, però a parte tutto fa sempre piacere venire a queste manifestazioni qua, fa felice tantissima gente che ci vede in televisione, però ora siamo qui con loro e è un momento di gioia che condividiamo con loro. Il pubblico di Agrigento ha riservato una bella accoglienza a questo Catania che ha dato molte soddisfazioni in questo campionato di Serie A. Ma sicuramente è stata un'accoglienza nei migliori dei modi, ci hanno accolto bene, si è vista che aspettavano questo momento, noi siamo felici di essere qui perché, ti ripeto, fa sempre piacere venire a giocare in queste piccole città che ci vedono solamente in televisione, perciò è un momento di gioia, è giusto che sono tutti qua e bisogna metterci a disposizione anche noi, perché ogni tanto bisogna far felice anche altre persone. Gli amanti del calcio agrigentino vengono a Catania a seguire il Catania. Questo fa piacere perché la Sicilia è una città molto bella, Agrigento per quello che si è visto è una città splendida, perciò sono contento. Quali prospettive per Lodi nel prossimo campionato? Ma io sono un giocatore del Catania e vediamo quello che succederà. Noi diciamo un test così, infatti abbiamo giocato tutti i 25 minuti, 30 minuti perché era troppo dispendioso fare 90 minuti a questi livelli, quindi i ragazzi giustamente quando incontri una squadra di categoria superiore si impegna sempre e danno qualcosina in più, però noi siamo in eccellenza, dobbiamo dimenticare la Serie A perché il Catania ha fatto un ottimo campionato in Serie A. Quindi da domani bisogna rituffarsi nel campionato che ci appartiene con i piedi per terra e con umiltà. Da domani penseremo soltanto all'Alcamo, abbiamo 3 giorni di tempo per lavorare e per mettere appunto delle situazioni in campo. Comunque abbiamo visto, anche se l'Acragas non era presa dall'attenzione dell'incontro, però abbiamo visto che i ragazzi si sono mossi bene, abbiamo visto una buona intesa con bella circolazione di palla e non hanno avuto nessun timore nei riguardi di giocatori che hanno disputato un'ottima Serie A. Sì, ma il problema di questa piazza è che alcuni giocatori sono stati sempre soggezionati, la paura di sbagliare, e quindi si sbaglia. Oggi era amichevole, è normale, se prendevi 5, 6, 7 gol era tutto nella norma e nessuno avrebbe criticato, avrebbe detto delle critiche così eccessive. Quindi ragazzi mentalmente hanno giocato più liberi, quello che non è successo durante l'anno sono stati mentalmente bloccati, però diciamo che ormai il campionato è finito, stiamo preparando per i playoff con la speranza di arrivare fino in fondo. Noi siamo abbastanza tranquilli di poter superare il turno. Quale impressione
vissuta quest'oggi in questa giornata di sport. Sicuramente è una giornata splendida, vedere poi così tante persone che sono legati a noi del Catania e alla propria squadra come l'Agragas e Campofranco, quindi sicuramente è un modo di orgoglio giocare qua, fa veramente piacere. Quali prospettive di Marchese per il futuro, per il suo futuro calcistico? No, sicuramente a me come tutta la squadra interessa fare bene anno dopo anno, e sicuramente rimarrò a Catania e sono ben felice di rimanere nella nostra Sicilia. Corrado Mutolo, l'allenatore del Campofranco, una giornata di sport, passerella per i giocatori del Campofranco e dell'Agragas con questo Catania che ha disputato un grosso campionato di Serie A. Per noi è stato veramente un onore, poi ho avuto la fortuna di stare a pranzo col Catania e gente molto, visto secondo me la loro forza dall'umiltà, perché ho visto molto gente umile, iniziando dall'allenatore che è una persona veramente eccezionale, quindi oltre a giocare bene hanno dei valori che oggi ho visto e quindi per forza di cose dovevano fare un grosso campionato, perché questi valori sono importanti nel calcio.